Signor Prefetto, cari colleghi, signore e signori, benvenuti a Palazzo Franchetti per il convegno organizzato dall'Istituto Veneto con il sostegno della Regione Veneto e della Cassa di Risparmio Venezia in omaggio a Vittorio Branca nel centenario della sua nascita. Un saluto particolare va alle figlie e ai familiari presenti. La figura di Vittorio Branca, presidente dell'Istituto Veneto dal 1979 al 1985, verrà ricordata sia nella sessione di oggi pomeriggio, sia in un altro convegno a lui dedicato che si terrà a Padova nei giorni 7 e 8 maggio, cioè 7 maggio a Padova, 8 maggio a Venezia, quindi nel Palazzo Franchetti. Nel convegno odierno si è pensato di premettere ai lavori un'illustrazione dell'ambiente nel quale Vittorio Branca ha vissuto e operato in un periodo sorprendentemente variegato e vivo della storia recente di Venezia. Quindi la mattinata tratterà questo tema. Si tratta di tre lustri che vanno dal 1950, quando ormai era in corso la ricostruzione del nostro paese dalle rovine della guerra, al 1966, l'anno dell'alluvione, che sicuramente segnò una cesura nella storia della città. Sia i ricordi personali che i dati oggettivi di quel periodo ci offrono l'immagine di una Venezia densa di attività e fervida di iniziative, una città affollata con una popolazione residente che giunse a toccare cifre tra le più alte nella lunga storia della Serenissima. Venezia in quegli anni era una città il cui patrimonio edilizio presentava evidenti tracce di degrado. Vi erano ampie zone di disagio economico, ma la città era al centro di un'articolata rete produttiva, costituiva il centro direzionale di un vasto territorio e attraeva una mondanità internazionale cui facevano cornice palazzi ancora fastosi. Questa realtà traspare dalle fotografie della campagna fotografica di Gotthard Schuh, che realizzò a Venezia nel 1963 e che in questi giorni è in mostra, sono in mostra queste fotografie, a Palazzo Loredan, grazie alla collaborazione col Museo della Cultura di Lugano e con l'Istituto Svizzero. Nel corso del convegno oggi i relatori approfondiranno alcuni temi particolarmente rilevanti della vita veneziana di quel periodo e molto ancora si potrebbe dire, e vi sono certamente aspetti pur significativi che non potranno trovare posto oggi e essere trattati con la dovuta attenzione. Tuttavia, quello che si vorrebbe poter ottenere da questo convegno è un quadro generale di ampio respiro, al quale sovrapporre successivamente studi e riflessioni più puntuali. È per me un gradito dovere d'ufficio iniziare i lavori con un breve cenno sulla vita dell'Istituto Veneto in quell'arco di tempo e soprattutto nel suo rapporto specificatamente con la realtà veneziana. Colgo l'occasione per ringraziare il cancelliere Otto Franchini per avermi generosamente aiutato a riassumere convenientemente questa serie di informazioni e di riflessioni che mi accingo ad esporre. Agli inizi degli anni 50 la situazione generale dell'Istituto Veneto non era certo prospera. Le difficoltà economiche generali dell'Italia si ripercuotevano pesantemente anche sulla vita accademica e inoltre questa soffriva dei molti limiti imposti dalla tipologia di locali di Palazzo Loredan, che erano originariamente destinati a ospitare ad un'ansia di un ridotto numero di soci e di studiosi e del tutto inadeguati per essere destinati ad un pubblico più largo. L'Istituto godeva comunque di notevole prestigio, che lo confermava nella reputazione generale come la più nobile e scientificamente qualificata istituzione culturale del Triveneto. Tale considerazione era dovuta alla pregressa attività dell'Istituto, ma soprattutto alla qualità del corpo accademico. Per citare alcuni dei soci nominati in quegli anni, ricordo che nel 1953 furono eletti membri onorari Bernard Berenson e Vittorio Cini, e che nell'anno successivo vennero nominati soci corrispondenti Vittorio Branca, Sergio Bettini e Italo Siciliano. Tra le varie iniziative di quel periodo vorrei segnalare in particolare la partecipazione dell'Istituto alle celebrazioni del 7° centenario della nascita di Marco Polo, promosse e presiedute dal Comune di Venezia. L'allora sindaco Angelo Spanio svolse un ruolo molto attivo, privilegiando un metodo di lavoro che favoriva la collaborazione tra le diverse istituzioni culturali della città. Ancora più significativo, ai fini della riflessione che stiamo conducendo, fu il convegno promosso dall'Istituto per il retroterra veneziano,
che si tenne dal 13 al 15 novembre del 1955 al Teatro Corso di Mestre, con grande affluenza di autorità, di esperti e di pubblico. Si trattò di un'iniziativa di enorme interesse, perché testimoniava l'avvio di una riflessione approfondita che comprendeva Mestre, Marghera e si allargava fino a considerare in modo unitario i centri di Chirignago, Zellarino, Favaro, Malcontenta, visti in rapporto a Venezia ai fini di una politica della residenza del lavoro e della progettazione degli impianti e dei servizi. Tra le molte importanti relazioni di tale convegno, desidero ricordare quella di apertura del socio effettivo Gino Luzzatto, dal titolo molto significativo Per la più grande Venezia, e quella dell'ingegnere Giovanni Padoan, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In quegli anni l'Istituto, come del resto aveva già fatto più volte nei decenni precedenti, si adoperò attivamente per assicurare la propria collaborazione alle nuove istituzioni. Ricordo ad esempio i ripetuti interventi per la riapertura ed il potenziamento del Museo di Altino, le manifestazioni di amicizie riservate all'Istituto Ellenico in occasione della sua inaugurazione nel 1958 e infine le reiterate e fruttuose collaborazioni con la giovane Fondazione Giorgio Cini. La consapevolezza, peraltro ancora incerta e non del tutto condivisa, del degrado dell'edilizia veneziana e della laguna, emblematicamente rappresentato dal crollo del Forte di Sant'Andrea, indusse l'Istituto a promuovere nel giugno del 1960 un convegno sui problemi della conservazione della laguna e della città, dove si affrontarono tutti i principali aspetti, quelli storico-archeologici, idraulici, biologici, le conseguenze dell'abbassamento della città rispetto al medio mare e i suoi riflessi sull'edilizia, e i provvedimenti legislativi vigenti o auspicabili a protezione della città. Fortunatamente questo convegno non restò lettera morta. Iniziò infatti una serie di provvedimenti, di studi e di indagini. Tra queste va ricordato l'aggiornamento della livellazione di precisione di capisaldi del 1908, che venne pubblicato dal nostro istituto nel 1963, dove si dimostrò un abbassamento di Venezia di circa 50 cm in 60 anni. L'Istituto Veneto attivò inoltre una commissione di esperti che nel giro di 20 anni avrebbe prodotto 12 volumi di studi. Tale commissione si affiancò come organo scientifico al Comitato Ministeriale per lo studio dei provvedimenti a difesa della città e della Laguna di Venezia, creato nel 1963 dal Ministero dei Lavori Pubblici. L'anno precedente l'Istituto si era associato al Comune di Venezia e alla Fondazione Cini nell'organizzare il convegno Il problema di Venezia, tenuto a San Giorgio dal 4 al 7 ottobre, e curando l'Istituto specificatamente la sessione dedicata al problema delle cause dell'innalzamento del livello marino. Nell'evento di marea del novembre 1966, che raggiunse 194 cm sul medio mare, venne immediatamente e generalmente percepita l'eccezionalità, ma forse proprio per questo non si volle credere alla prospettiva di un gravissimo pericolo incombente. Però, a partire da quel momento, i segni sempre più frequenti ed evidenti del cedimento fisico, e non solo fisico, della laguna e della città, misero la comunità internazionale, lo Stato italiano, la città stessa, davanti agli enormi problemi dei quali, fino ad allora, non si era avuta chiara né la complessità né l'urgenza. Determinanti in questa fase furono gli studi allora compiuti nell'ambito dell'Università di Padova, che utilizzarono e approfondirono le indagini di cui era stato negli anni precedenti propagatore l'Istituto Veneto, attraverso i propri soci. Tra questi merita particolare menzione Guido Ferro, Francesco Marzolo, Augusto Ghetti, Umberto D'Ancona, Bruno Battaglia, Giovanni Padoan, Pietro Leonardi, Giovanni Battista Castiglioni, Lucio Susmer, Livio Dorigo, Dino Tonini, Alessandro Marcello, Claudio Dattei. Così come merita una speciale menzione gli studi più recenti di idraulica lagunare dei nostri soci Luigi Dal Paus e Andrea Rinaldo. Come ebbe a scrivere nel 1962 Francesco Marzolo, nel presentare ai partecipanti del già citato convegno Il problema di Venezia la lunga bibliografia degli studi pubblicati all'Istituto di Materia Lagunare di Edilizia Veneziana, il contributo dato dall'Istituto Veneto a queste ricerche rappresentava un imprescindibile punto di riferimento nel solco di una linea di attenzione e di una sensibilità mai spenta, e che, come del resto la giornata di oggi prova, continua tuttora. Nel chiudere questa considerazione introduttiva,
sento il dovere di ritornare a Vittorio Branca per esprimere un pensiero riconoscente alla figura del nostro Presidente. Vittorio Branca divenne socio corrispondente dell'Istituto nel 1954, l'anno successivo alla sua chiamata alla cattedra di letteratura italiana nell'Università di Padova e alla sua elezione a segretario generale della Fondazione Cini. Branca venne poi nominato socio effettivo nel 1965. Il suo contributo culturale e scientifico fu intenso fin da subito, anche nell'Istituto, ma divenne determinante negli anni della sua presidenza. Erano gli anni dei radicali restauri di Palazzo Loredan, che erano stati avviati dai precedenti presidenti Diego Valeri e Antonio Rostagni. Palazzo Loredan soffriva da tempo di gravi dissesti statici. Fu necessario consolidare le fondazioni, rifare completamente l'impianto di riscaldamento, il tetto e l'intonaco. Alla fine i lavori consentirono di poter aprire le sale del piano nobile agli studiosi e di poter quindi organizzare manifestazioni aperte al pubblico. Branca riuscì a portare a termine questa importante realizzazione celebrandone la conclusione con il convegno Cultura per Venezia, che nel maggio del 1985 vide riunite tutte le istituzioni e le associazioni culturali cittadine nel richiamare la vocazione di Venezia a essere un riferimento mondiale per la cultura, l'arte e gli studi. Con la propria tenacia, la propria straordinaria capacità di lavoro, con il patrimonio della propria esperienza, delle conoscenze a livello internazionale di personalità di più alto livello e con le relazioni da lui stabilite con gli ambienti più diversi e più prestigiosi a livello mondiale, Vittorio Branca seppe dare alla vita di Venezia e all'Istituto un impulso, un contributo di idee e di iniziative di eccezionale valore. Intitolare lui questa giornata nel centenario della nascita è quindi non solo un doveroso atto di omaggio, ma sia anche un fervido auspicio per il futuro. Venezia è una città che nei secoli ha saputo rinnovarsi, ritrovando sempre nuove ragioni e sempre nuovi destini. Tante e tante volte lungo la propria millenaria storia è stata creduta finita. Noi stessi, oggi, ricordando il periodo tra il 1850 e il 1866, abbiamo voluto intitolare la mostra di Gotthard Schumm e questo convegno con l'intitolazione L'ultima Venezia. In effetti, la Venezia di Vittorio Branca e dei nostri, anche i miei personali, ricordi infantili e giovanili, non c'è più. Ma questa consapevolezza è la ragione del nostro impegno individuale e collettivo per mantenere Venezia in una posizione di prestigio nel contesto culturale internazionale. Grazie. Grazie. E passo la parola senz'altro al professor Pastore Stocchi, che è il presidente della sessione che si apre adesso. Grazie. Grazie. Consentitemi però, prima di dare l'avvio ai lavori, di ricordare come questo convegno, il cui progetto è nato nel pensiero e nel ricordo di Vittorio Branca, sia per chi ha avuto l'onore di essere vicino a Branca per moltissimi anni, di esprimere ancora una volta pubblicamente il debito che chi vi parla sente ancora aperto e vivo verso quello che è stato per lui un grande maestro di vita, di cultura. Ma se dovessi parlare del debito che ancora sento e che molti di noi dovrebbero ancora sentire verso Vittorio Branca, toglierei troppo spazio al convegno, perché è troppo vasto, troppo multiforme è, diciamo, il repertorio di ciò che ognuno di noi sente di dovere all'insegnamento di Branca. Vorrei ricordare soltanto un aspetto, forse laterale. Personalmente, ma credo altri della mia generazione, devono a Vittorio Branca l'aver conosciuto Venezia, perché molti dei suoi primi allievi a Padova erano radicati nel territorio che agli occhi dei veneziani appariva genericamente Campania, e cioè Treviso, Belluno, Padova, Vicenza. Però, essendo il nostro punto di riferimento Vittorio Branca,
automaticamente là dove Vittore Branca svolgeva tanta parte della sua attività e aveva la sua dimora, diventava anche per i suoi allievi una seconda patria, diciamo così, ideale, e lì iniziava alla frequentazione di Venezia. Personalmente sono in modo particolare coinvolto nell'argomento del convegno perché, data la mia età ormai veneranda, queste frequentazioni cominciano con la seconda metà degli anni 50. Venivo a visitare Branca nella condizione del laureando più o meno tremebondo nella sua prima dimora al traghetto Maddalena, e questo mi fece conoscere quel lato di Venezia intorno a Cannareggio che generalmente i visitatori frettolosi o occasionali non conoscono. Ricordo di quella prima dimora la bella veduta che c'era su San Stae, che è dall'altro lato del canale. Poi per un breve periodo San Fantin. Anche lì un altro dei punti nevralgici di Venezia, con l'Ateneo Veneto da una parte, dall'altra parte la Fenice. Ma quello fu un periodo breve, e poi finalmente San Vidal. Ogni volta che si veniva a visitare Branca a Venezia non si mancava di dare un'occhiata sulla veduta del Canal Grande, appunto, che si godeva sia dalle finestre dell'abitazione sia dall'altana così più in alto. Naturalmente questi incontri non si limitavano a godere così dall'esterno le bellezze di Venezia, ci educavano a considerare Venezia come la nostra seconda città di riferimento, anche se appunto eravamo dei campagnoli per nascita, per educazione, per frequentazioni domestiche e scolastiche. Ecco, fra i tanti debiti che personalmente, ma credo anche altri allievi della mia generazione, allievi di Branca, dobbiamo riconoscere verso il nostro maestro, c'è anche questo di averci senza volerlo in un certo modo, per la sola forza di attrazione della sua personalità che ci spingeva a venire a Venezia per visitarlo, per ascoltarlo, ecco, il debito che gli dobbiamo è aver cominciato a conoscere e ad amare Venezia. Di altri rapporti è difficile e forse per qualcuno doloroso parlare in questo momento, ma con queste brevi parole vorrei ricordare che la personalità ispiratrice di tante parti, di tanti aspetti, di tante scelte della nostra vita personale agisce ancora oggi, e non soltanto nel ricordo dei suoi allievi, e ispira anche quello che sicuramente di positivo, di fattivo, di utile per Venezia emergerà nei lavori di questo convegno, che qui dichiaro aperto, invitando i relatori della prima parte della giornata a raggiungere, il professor Alpaus e il professor De Michelis, a raggiungere il tavolo dei relatori. Grazie. Sono dal pausa. Ah, poi non cercavo. Ecco, dunque, il programma prevede che la prima relazione sia quella di Cesare De Michelis, l'ultima Venezia. Gli do la parola ricordando che è opportuno, per dare anche un certo respiro a un'eventuale discussione, che i relatori si mantengono entro i limiti suggeriti a suo tempo per i loro interventi. Prego. Già detto Manlio Pastore Stocchi che è inevitabile, affrontando il
periodo che oggi è stato messo al centro della nostra attenzione, che qualsiasi discorso, soprattutto per chi ormai ha percorso lungo tratto della propria esistenza, si muova sul crinale tra storia e memoria. E certamente non mi sottrarrò a questo, anche perché di molti degli avvenimenti di cui parliamo sono stato testimone. Consumato lo scontro con la modernità vincente durante la prima metà del secolo, quella che si era aperta con gli sberleffi futuristi alla tradizione d'arte di gloria di Venezia e con il fronte della prima guerra a due passi incombente sulle rive del Piave, concludersi anche la seconda e più terribile guerra, Venezia finalmente poté occuparsi delle sue ferite che intanto aveva sofferto e prendere un po' il fiato. Poté anche guardarsi indietro, non senza malinconia, ma soprattutto con orgogliosa vanità, riprendendo il discorso là dove erano stati bruscamente interrotti i suoi cantori romantici o decadenti. Ormai anche le automobili, quasi un secolo dopo i treni, avevano raggiunto la città insulare e invadevano ogni giorno quel cul-de-sac che è ancora Piazzale Roma. Le industrie si affacciavano sulla laguna disegnando una skyline di ciminiere e tralicci, ma nel complesso la città storica restava quella di prima, quella di sempre, della modernizzazione come strumento risolutivo di qualsiasi problema che era l'oggetto della discussione. Alla modernità delle guerre e delle dittature si era incredibilmente sopravvissuti, ma resisteva ancora il mito del progresso e dell'industrializzazione. Il rapporto che Venezia ha intrattenuto col moderno è sempre stato complesso e per qualche aspetto Venezia gli era spontaneamente avversa, quasi pronta a sfidare il moderno con la sua millenaria monumentalità, con la sua struttura urbana ostinatamente medievale, con la sua stessa inviolabile, nonostante treni e auto, insularità. Ai primati del moderno, velocità, innovazione, tecnologia, Venezia opponeva indifferente i suoi remoti valori, lentezza, tradizione, manualità. Come se la storia, con la quale peraltro intratteneva una relazione indissolubile, dovesse prima o poi risarcirla e quanto intanto accadeva appartenesse interamente alla dimensione dell'effimero. Già nel corso del lungo Ottocento post-rivoluzionario e post-napoleonico, la città aveva sofferto un declino sociale e economico inarrestabile. Privata del rango di capitale, umiliata nel ruolo portuale dei privilegi di Trieste, spogliata dalle ricchezze culturali, il gran teatro, le arti, l'editoria, invisa ai nuovi dominanti per l'orgogliosa resistenza di una aristocrazia impoverita e profondamente a disagio nel nuovo mondo post-rivoluzionario. È costretta a vendere e svendere nuclei importanti del proprio secolare patrimonio e a subire l'invadenza di chi voleva omologarla alla modernità, allargando le calli, interrando i canali, costruendo chilometrici ponti attraverso la laguna, persino insediando sulle rive dell'isola vere e proprie fabbriche tessili o meccaniche. Eppure in quello stesso secolo, quando l'indipendenza e la gloria erano tramontate, acquistò forza e splendore il suo mito universale. Al moderno, che intanto scalpitava, Venezia sembrava opporre una sorta di resistenza eroica che commosse e ispirò gli animi dei poeti del sublime, anch'essi pronti a difendere l'incancellabile presenza degli eterni valori della natura e dello spirito, la loro intrinseca ed emozionante bellezza, opponendo appunto le ragioni del cuore a quelle di un'intelligenza sempre più
rigorosamente scientifica. Lungo tutto il secolo XIX fino ai primi anni del XX vennero in fila a Venezia pittori e poeti da ogni parte d'Europa per immergersi in questo spazio incontaminato, per ammirare stupefatti l'equilibrio di storia e natura, per carpire il segreto di un incanto, da Byron a Turner, fino a Mann, a Proust, il mito di Venezia, sopravvissuta al cambiamento, si espanse oltre ogni confine, mescolando lo sfarzo di una luminosità radiosa al timore di una nostalgia inconsolabile. È inevitabile che da lì, dalla persistenza del suo mito, che ella all'indomani della più lunga e devastante delle guerre europee, pensi di ripartire. Questa Venezia degli estremi anni 40 del Novecento sta in mezzo tra la modernità fallita della prima parte del secolo e quell'altra non ancora apparsa dalla ricostruzione post-bellica, come un sogno, un tempo sospeso a mezz'aria, esattamente come accade quando sfiniti ci si addormenta dopo una lunga giornata, sapendo che l'indomani nuove fatiche ci attendono. In sogno emergono dalla memoria i frammenti di una serenità perduta, i segnali di un mondo rimpianto che accompagnano il riposo delle membra addormentate, liberandoci dagli assilli del presente. È questa, dell'immediato dopoguerra, una Venezia nella quale si agitano i fantasmi della sua storia passata recente. Si muovono tremule le acque dei canali, scivolano lente le gondole nere ancora adorno del Fels, a tutelare un'inviolata intimità, e fremono intanto le foglie degli alberi mescolandosi a nobili figure di marmo. Anche il carnevale è un ricordo, un'immagine ferma sul foglio inciso su una tavola dipinta. Appena la modernizzazione si ferma, il mito di Venezia riacquista vigore. Appena la smania di futuro svapora, la nostalgia di quel silenzio, di quelle ombre, si affaccia più acuta. A metà degli anni 50, l'opera di ricostruzione del paese poteva finalmente dirsi compiuta. E con essa finiva quel lungo dopoguerra che aveva consentito di arrivare a dimenticare distruzioni e sofferenze inimmaginabili. E contemporaneamente era cominciata la stagione straordinaria di uno sviluppo sociale ed economico che sembrava del tutto imprevedibile. L'Italia stava diventando un paese moderno industriale, nel quale si diffondevano nuovi consumi e crescevano nuovi bisogni. Si sviluppavano industrie ad alto contenuto tecnologico, si ingrandivano i centri urbani moltiplicando i quartieri periferici, si intensificavano i traffici, soprattutto automobilistici, ma anche ferroviari, portuali e per la prima volta persino aerei. Di questa svolta, al tempo stesso radicale e universale, i segnali più clamorosi, proprio alla metà di quel decennio, furono il lancio della 600, la prima puntata di Lascia Raddoppia, la costituzione del MEC, il mercato comune europeo. Ma quegli stessi anni risalgono anche la progettazione dell'autostrada del Sole, la costruzione del grattacielo Pirelli. È in questo clima di eccezionale fervore che a Venezia si riaccende la discussione sull'avvenire della città, al di là del disegno che 40 anni prima aveva immaginato Giuseppe Volpi con i suoi compagni di Ventura, accoppiando lo sviluppo industriale di Marghera a quello turistico del Lido, la Ciga e della Biennale che si apriva alle arti dello spettacolo. L'occasione è resa più accattivante dall'annuncio di una svolta politica che proprio nella città lagunare troverà il laboratorio dove mettersi alla prova. Dopo la morte di Stalin nel 1953, l'universo comunista è attraversato da un continuo sommovimenti che annunciano il desiderio di voltare pagina. Il 1956 si era aperto col 20° congresso del PCUS, durante il quale Khrushchev aveva denunciato i crimini dello stalinismo, e si era chiuso con la rivolta sanguinosa di Budapest, repressa dai carri armati sovietici. Ce n'era abbastanza, perché anche in Italia l'ormai decennale contrapposizione tra il centrismo democristiano e il fronte socialcomunista venisse rimessa in discussione. Proprio a Venezia, per la prima volta, si sperimentò l'alleanza di CPSI nel governo della città.
mettendo in moto una serie di iniziative che volevano trasformare il territorio, aprendolo ai processi di modernizzazione. Da un lato all'industria metallurgica insediata nella prima zona, si pensò di avvicinare in seconda zona gli impianti della chimica che cresceva energicamente sostenuta dall'industria di Stato. Dall'altro si decise di predisporre un nuovo piano regolatore della città che ridisegnasse secondo i principi della moderna urbanistica le funzioni delle varie aree del territorio e la rete dei collegamenti tra le sue parti. Tutto lo sviluppo moderno di Venezia era stato sinora concentrato sulla gronda occidentale della Laguna Sud, dove erano cresciute le banchine della prima e anche della seconda zona industriale, alle quali si accedeva da terra e da acqua senza attraversare la città insulare. Si decise allora di spostare a nord, anzi per essere più precisi a nord-est, l'aeroporto, e non era una decisione scontata. Voleva dire tenerlo lontano e distinto dai centri della produzione e del sistema ferroviario e autostradale, che era cresciuto accanto ai centri della produzione, valorizzando piuttosto la qualità dell'ambiente circostante e l'accessibilità via mare a Venezia e al Lido. Nel 1956 dunque si avviò la progettazione del nuovo aeroporto nell'area delle Barene di Tessera, e l'area era di proprietà demaniale, la pista sarebbe stata costruita sull'acqua e quindi non ci sarebbero stati ostacoli per gli aerei in avvicinamento, i quali non avrebbero neppure sorvolato i centri abitati, arrivando direttamente da sud tra Marghera e Mestre sulla sinistra di Venezia, con Mestre sulla sinistra e Venezia sulla destra, perpendicolari ai ponti translagunari. Un intervento così radicalmente innovativo suscitò allora più entusiasmi che resistenze, perché quel che importava era soprattutto non restare esclusi dal processo della modernizzazione. Anzi, se fosse stato possibile, c'era addirittura l'ambizione di guidarlo, di anticiparlo con una fiducia inossidabile nel progresso tecnologico. A benedire la posa della prima pietra il 29 marzo 1958 intervenne il patriarca Angelo Roncalli, quello stesso che prima della fine dell'anno sarebbe stato eletto papa col nome di Giovanni XXIII, e a inaugurarlo nel nome di Marco Polo, 3 anni dopo, il 31 luglio 61, c'era tutta Venezia con il suo nuovo sindaco in testa, l'ingegner Giovanni Favaretto Fisca. Se decidessimo per un secondo soltanto di scorrere la cronologia degli avvenimenti di quegli anni, della seconda metà degli anni 50, scopriremmo che se essi iniziano con la rotta del Po, gli esodati da Rovigo che vengono accolti nelle case veneziane, subito dopo abbiamo nel 1952 il congresso degli artisti promosso dall'UNESCO, da Vittore Branca appunto, che proprio a Venezia volle sede di questo incontro. Nel 1953, dall'arrivo, anche qui i casi della vita segnalano delle convergenze che il destino prepara, prima di Roncalli e subito dopo la nomina di Vittore a segretario generale della Fondazione Cine. Nel 54 viene inaugurata la nuova stazione ferroviaria. Nel 55-56 partono i lavori del piano regolatore generale e Vladimiro Di Rigo diventa assessore all'urbanistica. Nasce il centro-sinistra. La prima bozza del piano sarà pronta nel 58. Nel 56 la prima legge speciale su Venezia. Nel 57 esce Viaggio in Italia di Piovene, con il racconto di questa città che è contemporaneamente decadente, declinante, appiedata, ma contemporaneamente arricchita da una straordinaria vita culturale. Nel 58 Vladimiro Dorigo inaugura la rivista Quest'Italia, Giovanni XXIII è Papa, e Quest'Italia è tra gli strumenti pubblicistici che anticipa molti dei temi sul ruolo soprattutto del laicato nella Chiesa.
Nel 60 viene eletto sindaco Favaretto Fisca, nel 61 l'ho già ricordato l'aeroporto, nel 62 il grande convegno Il problema di Venezia, voluto dal Comune, dalla Fondazione Cini, dell'Istituto Veneto e da tutte le istituzioni veneziane. Nel 62 stessa si inaugura a due passi da qui la Fondazione Levi. Nel 63 il primo premio Campiello. Nel 64 la nuova Casa di Risparmio di Venezia in Campo Manin. Un obbrobrio per alcuni, un grande segno di vitalità per altri. Fino al 66, quando l'Acqua Granda spegne queste speranze di coabitazione col moderno. Ma io credo che un minimo, pochi minuti, mi concederete per ritornare sul convegno del 61, perché il convegno del 61, pubblicato poi nel 60, del convegno del 62, scusate, pubblicato due anni dopo, nel 64, in un volumone densissimo che resta ancora un manuale straordinario per affrontare il problema di Venezia, ci sono alcune voci che meritano di essere segnalate e alcune indicazioni che hanno, conservano il sapore intenso dell'attualità. C'è innanzitutto una minacciosa profezia di uno dei grandi maestri di vita della Venezia tra le due guerre. L'avvocato Angelo Sullam, uno dei grandi veneziani, poi costretto alla fuga dalle leggi assurde razziali, disse dinanzi al pubblico, disse: voi parlate tanto del problema di Venezia, che bisogna la popolazione, il risanamento edilizio, ma sono i problemi veri sono quelli che dovrebbero essere risolti, sono quelli sul fronte verso il mare, quelli dei litorali, perché se Dio non lo voglia, domani quel fronte che è esilissimo e già molto eroso fosse spezzato dal mare o da qualche brufera, tutti i vari studi sui piani regolatori per la Venezia insulare e anche per quelle di terraferma rischierebbero di diventare perfettamente inutili. Pronunciate nel 62, pubblicate nel 64, anticipano drammaticamente la notte del novembre in cui davvero il litorale cedette alla violenza dell'onda marina. Ma questo è per dire che la coscienza che attraversa Venezia in quegli anni è tutt'altro che, come dire, come spesso si tende a dare un'impressione di una Venezia ilare e irresponsabilmente felice della propria bellezza, dei propri carnevali, persino della propria decadenza. Era una Venezia che aveva una classe dirigente ancora capace di riconoscere le debolezze e le responsabilità che le toccavano. E di questo, concludendo, come è giusto, visto l'intitolazione a Vittore Branca del convegno, vorrei ricordare l'intervento di Branca, che si accompagnava a quello di Zanon Po, si accompagnava a molti altri interventi, del resto abbastanza allineati sul tentativo di trovare il modo di conservare vita a questa città in un momento complesso in cui le tensioni che la modernità aveva aperto meritavano attenzione particolare. Branca appunto farà una perorazione anticipata, se devo dire la verità, da uno stupendo e sintetico intervento di Vittorio Cini, che elencherà 7 temi per spiegare come si risolve Venezia: il porto, l'idrovia, la marineria, il commercio, l'artigianato, il turismo e la cultura. 7 argomenti, se ci pensate bene, sono esattamente quelli che ancora sono sul tavolo senza avere trovato definizione precisa. Branca interverrà soprattutto, da par suo, sul tema della cultura. Ma una cultura niente affatto chiusa nel segreto delle biblioteche o degli archivi,
impolverata dall'assenza di una frequentazione quotidiana. Anzi, una cultura che pretendeva di essere lo spirito e l'anima della modernizzazione, che voleva e pretendeva di essere parte integrante del processo della modernizzazione, fino a quel sogno un po' utopico, peraltro, dei pensatori delle grandi industrie italiane che avrebbero dovuto rianimare i palazzi, consentendo ai manager, agli imprenditori, ai dirigenti, delle pause rispetto alla frenetica attività che il lavoro industriale comporta, in cui riflettere sul destino e sul senso di quello che loro stavano venendo e facendo, e riflettere alla luce degli unici valori che la tradizione culturale consegnava, che erano quelli del primato dell'uomo, della centralità dell'uomo nella vita del mondo e della centralità dell'uomo nella conoscenza del mondo. Ecco, di questa responsabilità e di questa esigenza di sottrarre alla congestione della vita industriale lo spazio per una riflessione che riguardasse la cultura, l'anima, lo spirito, l'attenzione ai valori, Branca eleggeva Venezia come sede ideale di questo recuperato incontro tra la tradizione e l'innovazione. Sappiamo che così non è stato. Nessun pensatoio l'industria italiana probabilmente ha creato in generale, ma certamente a Venezia ci fu un modesto tentativo olivettiano, peraltro presto abbandonato in un palazzo che ci vollero decenni per destinare a nuova funzione. Quindi questa utopia di Branca restò sulla carta, non come tutte quelle di Branca, se devo dire la verità, molte ebbero capacità di incidere più in profondità, ma quello che è rimasto di quella lezione, quello che è rimasto di quella esperienza e di quella passione è la convinzione che anche nei momenti della crisi, chi meglio di noi oggi può percepire quanto morde la crisi nelle nostre carni, ma anche nelle nostre coscienze, anche nei tempi della crisi è giusto investire energie e tempo alla ricostruzione dei valori della cultura, perché ad essi, assai più che i valori dell'economia, è affidata la speranza di una sopravvivenza in un tempo che cerca troppo rapidamente di archiviare quelli che sono i principi fondamentali dello sviluppo e della civiltà. Grazie.